foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati alla vostra Joker, siamo tornati signori di nuovo su FIFA 17 con un bel draft. Oggi ragazzi non siamo sul Road to Division 1 perché appunto sto aspettando di mettermi da parte i crediti per andare a prendere appunto il nostro Maldini Legend, che costa 700 e passami la crediti, ancora me ne mancano più o meno sui 300. Quindi ragazzi siamo pronti per andare a cedere a questo draft, iniziamo subito. È un draft normalissimo ragazzi, è un draft normalissimo dove noi ci andremo a prendere appunto i giocatori che più ci piacciono. Allora, e vediamo di fare un po' di intesa, direi di prendermi un bel modulo, bello gagliardo. Questo per dirti, questo mi piace. Anche se qua ci sono gli esterni, qua c'è una difesa 3, qua c'è una difesa 4. Guarda, mi prendo questo qui, il 3-4-2-1, raga. Ci prendiamo questo qua, quindi primo giocatore per noi. Abbiamo un niente, oh, niente leggendaria, niente leggendaria, stiamo su Clash Royale. Niente leggenda. Ci prendiamo Lionel Messi o Neymar? Allora, ci prendiamo Neymar, ragazzi. Mi prendo Neymar perché mi ci trovo molto meglio, perché tanto Lionel Messi mi esce adesso. Guarda qua, guarda, no, c'è Rob e Bill. Eccolo Messi, mamma mia, me lo so chiamato, bello del zio, me lo so chiamato, raga. Che botta de culos. Lewandowski. C'è il Kun Agüero, però attenzione, il Kun Agüero mi fa intesa. Raga, mi prendo il Kun Agüero, mi prendo il Kun Agüero. Lo so, Lewandowski era tanta tanta roba, ma non mi fa intesa. Qui ci prendiamo un Vasquez, o Campbell, no, non va bene Campbell, ci prendiamo lui. Vai, 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 vai. Esterno sinistro. Chi ci capita? Sterling è molto buono, Costa molto buono. Però ci prendiamo Douglas Costa, che è brasiliano e mi fa intesa con il nostro Neymar. Wimbel difensore, Kanté e Pastore. Pastore è buono, che mi fa intesa sia con Messi che con Agüero. Però o ci prendiamo Thiago, che mi fa intesa con Costa. Vai, prendiamoci Thiago, che gioca comunque nel Bayer. Qui Pjanic, Yadri, Pogba. Mazza che roba, raga, bella, oh. Bella robetta, eh. Ah, qui non fa intesa nessuno, quindi o gli aiuterei o Pogba. E a sto punto mi prendo Pogba, tanto non fa intesa nessuno, quindi ci accontentiamo di Paul Pogba, signori. Qui Abdenur mi fa intesa. Vada, mi prendo Musacchio, perché tanto se lo metto di là mi fa intesa, perché purtroppo abbiamo di lì il Bayern Monaco più che altro e non mi può fare intesa. Varane mi fa intesa. Vediamo un altro difensore. Sergio Ramos, ce lo prendiamo, signori, guarda che ben di Dio qua. Adesso ci servirà un bel portiere di quelli proprio gagliardi che dici mamma mia non mi è uscito. Ma ci prendiamo Moya. Vai, 88-87, raga, lo sai che mi piace però? Mi piace, mi piace, mi piace. Vediamo qui, abbiamo un Bravo, un Zuma o un Valero, un Porca Valero. Ci prendiamo un Bravo ragazzi, che eventualmente possiamo forse metterlo lì sotto. Qui abbiamo un Ambarabacci Ciccocò. Sì, prendiamoci lui, vai. Continuiamo. Vediamo un po' se ci capita un Messi. Un Ronaldo. Che ci servirebbe tantissimo Ronaldo. Ci prendiamo Nani. Vediamo un po'. Oh, beh, gli argentoni proprio sono quelli che volevo io. Carrizzo. Continuiamo ancora. Non c'è Ronaldo. Non c'è Ronaldo. Non c'è Ronaldo. Ma ci prendiamo Begnat, che come centrocampo lì mi fa intesa. Sono tutti spagnoli. Però è vero, deve andare a togliere tipo Pogba. Il brutto è quello. Ci prendiamo Nolito. Così a buffa random. Qui ho Robin di nuovo, Royce e Roberto Firmino. Chi seguiamo mo? Direi di prenderci Robin, perché se poi lo andiamo a mettere a posto di Neymar mi può fare intesa con Costa e con Thiago. Quindi è lui quello che dobbiamo andare a prendere. Kovacic qui mi fa intesa. Ci servirebbe più che altro un esterno destro. Sì, un esterno destro ci serve tantissimo, raga. Vediamo un po', ci prendiamo lui. Un esterno destro, bello gagliardo. Difensori, difensori, difensori. Un esterno destro, ma chi sappiamo un esterno destro? C'è poco e niente. Anche perché non mi stanno a capire tutti i difensori, milioni di difensori stiamo a prendere. Questi sono portieri, che to di che fa? Ci prendiamo Adrian. Raga, io momentaneamente ho messo qua Kovacic e ho spostato Pogba in panchina. Poi Pogba andiamo a fare il cambio, lo andiamo a mettere più tardi, perché se no non mi fa tantissima intesa. Sta cosa non è che va molto molto bene. Allora, se andiamo così siamo 86-99, quindi un 100 intesa l'abbiamo fatto, ragazzi, Quindi ci prendiamo il nostro che ci porta a 100 ed eccolo qui, Fernando Hierro. Vabbè, ci porta quasi tutti, ragazzi, ci portano, vedi, anche lui che è brasiliano, lui che è argentino. E sta più simpatico questo qua argentino, vai così, 86-100, raga. La squadra ce la siamo fatta ed è molto buona. Non mi dispiace sta squadra, non mi dispiace. Devo tenere purtroppo Pogba e Robben in panchina, perché se no non mi fanno praticamente intesa. Ma siamo pronti per andare a giocare questo draft, raga, e cercare di andare a fare del nostro meglio. Speriamo bene. Comunque Ronaldo non ci è uscito manco mezza volta, E ci siamo, ragazzi. Il nostro primo avversario che ci pone in una bella squadra, una bella Serie A con una bella leggenda. Vedi che bella, la mia leggenda. Niente, proprio zero carbonella. E questo esce dalla leggenda così a buffo. E va bene, va bene. Dai, pronti, carichi più che mai, signori,
per andare ad affrontare il nostro mio avversario. Gli leviamo subito il pallone, ne uccidiamo subito uno. Non è quello il nostro problema. Eccolo là, subito Costa è stato veramente distrutto. Eccolo. No, ma che cazzo l'ha passata? L'ha passata il maledetto. Buono, buono. Buono il nostro Ramos. A chi cazzo l'hai data? Devi darla più sotto. Dai Messi. Dai così. Tiago. Tiago. Mannaggia li sandali. Mannaggia li sa. Dali. Oddio che traversa. Oddio. Oddio. Subito raga, una traversa per Giocheriglio. Non sarei io. Se non prendo le traverse non sono contento. Quindi è normale che le devo prendere. Per forza. Constrictum. Bello. Va Neymar. Dai Neymar. Dai. Eccolo qua. Lionel Messi, signori, in due tempi. Perché a me me la parano sempre. A me me li parano sempre sti tiri. Non è possibile. Se era qualcuno dell'avversario, entravo, uscivo, gli davano 6 gol. Gli davano. Davo a me sempre, mi parlano tutto. Gli mortacci di Pippo. Guarda che robetta, eh. È partito Neymar. Mamma mia! Come passa, signori? E il Kun Agüero va a purgare. La passa al centro. E un gran bel tiro del Kun Agüero, raga. Era molto arretrato, Cioè, porca miseria, che botta il Kun Agüero. Oh, mazza che bella questa. Mazza che bella questa. E ce l'ha fatto. E questo ce l'ha fatto. Questa era bella, raga. Bel passaggio. Bravissimo. Wea, ci va a purgare. Yala. Oh, questo è partito, raga. Questo è partito. Non gli tolgo più il pallone. Via sta palla, su. Beh, oh. Che dolore. Quella c'è stava il fallo, raga. C'è stava il fallo. Non me l'ha neanche dato. Non mi ha dato neanche la regola del vantaggio. Ma do niente. Quello è preso, me l'ha ucciso così e stiamo a posto così, ha detto. Stai bene, dai in del culo. Ah, che buono. Fallissimo. Bello, bel fallo qua, raga. Attenzione a Messi, però la passiamo corta. Ancora per lui. Ancora per lui che tira al giro, prende un palo dell'immortaggio e due gol! E prende il palo, porca miseria, Lionel Messi. Con un tiro al giro. Meno male che c'è stato sto rimpalletto un po' così. Guarda, che roba, guarda. Bello Neymar, bello. Guarda che robetta. Guarda che robetta. Volevo fare proprio il pallonetto, raga. Madonna mia, ma sto sentendo un po' troppo Joe Swenke. Voilà. Vedi, io mi sento Joe Swenke e questo mi segna, vedi, bravo Simo. Tu senti da Joe Swenke. Qui è tragica. Guarda. Vai via. Che te lo facciamo noi adesso il golletto. Te lo facciamo noi il golletto. A chi cazzo è data? A chi cacchio è data? Che occasione sprecata anche questa. Però va bene. Abbiamo vinto, ragazzi, 3-2. Quindi possiamo andarci a fare la nostra seconda partita, sperando di portarci a casa anche quella. Quindi speriamo bene. Siamo pronti. Ok, ragazzi, secondo avversario. Vediamo un po' che squadra ci pone. Nei mortangolieri, Suarez, Neymar, Pogba, Iniesta. Eyele, Eshala. Speriamo di giocarcela al meglio, ragazzi, e portarci a casa questa seconda vittoria molto ma molto importante. Allora, vediamo un attimino, ragazzi, perché questo qua si è messo divise un po' bianche, mezze nere, mezze strane. E lui ce l'aveva pure rosse, il maledetto. Quindi mo mi tocca andare subito a segna! Madonna mia, ti tiro subito una ciaetta di quelle che dici, bobo mio, che roba. Mazza che bello. Ragazzi, ci siamo liberati che era che una meraviglia! Ci sta, ragazzi! All'ottavo minuto, Thiago va a segnare un golletto, un bel po' a culetto, gliela manda sotto alle cianche proprio del portiere e va a segnare l'1-0. Bello così, mi è piaciuto sto golletto. Siamo dei Wyoming! Olè! Shala! Io faccio un gol e poi me lo rifanno. Yeah! Shala! Ma batte na cagà! Dai, Neymar, che modo ne faccio? 7! 7! Forza, Neymar! Forza Neymar. Yoli! Ma Messi devi essere in corpo! Stavo a fare pure un gol di tacco di Kun Agüero. Ma vaffanculo Messi! Lì davanti alla porta mi fai ste tragedie proprio, perché quella è una tragedia. Cioè Messi che mi sbaglia da là è una tragedia veramente. Allora ci battiamo questa punizione, raga, che noi la diamo qua subito corta. Subito così! Mazza che missile! Ammazza che missiletto. Ma che c'ha scritto sopra? She was in England. Yes. Voilà.
Olè. E questo volevo io, la devi dare al centro che poi ti vado a purgare. Ancora calcio d'angolo, questa sto giro mi sono sbagliato, non l'ho neanche presa. Non lo so manco io dove darla. La diamo qui, lontano. Dove non c'è nessuno, dove non c'è nessuno. Mannaggia la miseria, non mi ha fatto la rovesciata però, raga, perché io ci stava la rovesciata lì, ci stava la rovesciata. Ammazza come gli ha dato bella sta palla. Oh, era uscito bene, guarda che peccato. Sto rimpallo di merda. Che palle sti rimpalli. Bello, bello raga, mamma mia, grandissimi. Coltello tra i denti per il Kun Agüero. Mamma mia, che bel filtrantino da parte di Neymar. Che poi non me l'aspettavo, raga, perché infatti sono stato pure un po' zitto. Ho detto, non so neanche se riesco a darglielo sto cavolo di pallone. Invece, che robetta, bravi, bravi, bravi. No, l'ha passata, maledetto. Maledetto, maledetto. Vabbè, raga, mi tocca. Proviamo a mettere Robben e Pogba dentro, va. Vediamo un attimino cosa succede. Qui pure si è fatto un bel passaggino. E poi ne manda davanti alla porta. È difficile che sbaglia, raga. Buono, 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 buono. Allora andiamo a vedere un attimo di mettere. Subito. Subito! E va subito a pareggiare i conti il Kun Agüero. Tre pari, un tiro raso terra, signori, che si trasforma in un gol. Non ti incazzare, stai calmo, stai calmo. Guarda che bel tiretto di Kun Agüero. Bam! Bellissima, raga. Bella, bella, bella. Come gliel'ha angolato. Siamo tre pari. Ritorna tutto alla normalità. No, raga. Non mi dica andare via tutta la cosa qua. Oh. No, vabbè, dai. Dai, non ci credo. Non ci credo, raga. Cioè, si dovrebbe ripetere, raga. Non ci ho dato né la sconfitta né la vittoria. Non ci credo. No, non ci ho dato né la sconfitta né la vittoria. Quindi siamo rimasti così, a cecio. Possiamo rigiocare. Vabbè, ragazzi, terminiamo qua perché già il video dura tantissimo. Sono 50 minuti che registro. Penso che può bastare. Signori, la prossima volta, anzi, domani sera molto probabilmente ci facciamo la tirata di questo draft. Tutte e tre le partite. Quindi domani ci giocheremo tre partite. Se riusciamo, ovviamente, ad arrivare sempre avanti. Quindi speriamo bene, raga. Peccato perché erano tre pari, raga. E questa, sicuramente, di partita la vincevo. La potevo vincere tranquillamente. Quindi, peccato veramente, raga. Peccato, peccato, perché non so per quale motivo ci è crashato da tutto e due. La connessione mia è tutto verde, non so se la sua, non lo so se serve, non lo so, raga. Comunque, questo video è terminato, ovviamente spero vi sia piaciuto lo stesso. Abbiamo fatto due grandissime e belle partite, veramente, veramente molto, molto belle. Quindi, ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, ragazzi. Noi ci vediamo domani, 14-19, come sempre, non mancate, mi raccomando. E ovviamente lasciate un bel like, ragazzi, che è doveroso, cioè abbiamo fatto delle partite incredibili. Ci vediamo domani, 14-19, come sempre, non mancate. Al prossimo, potete fare il vostro giocherino, Instagram, Facebook, tutto qua sotto in descrizione. E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao signori.